Eccoci qua, oggi siamo qui, proviamo il Benelli TRK 502, che è questa motina che vedete dietro di me. È una moto interessante principalmente per il prezzo, che costa 6.000 euro. Vi lascio alla recensione. Ed eccoci qui, oggi siamo a Mogliano, in provincia di Treviso. Sapete che io sto scegliendo una moto per i 50 anni e oggi proviamo il Benelli TRK 502X, che è praticamente un pochino come il GS Adventure for all of us, per tutti noi. Questa moto ha un motore bicilindrico 500, che è lo stesso che equipaggia il Benelli Leoncino. Sono sempre con Thomas. Questo è un motorino con 48 cavalli, può essere guidata anche con la patente A2. Non è mortissima, eh. Il motore vibra un pochino, il freno bisogna strizzarlo per frenare, il cambio è bello rumoroso come piace a noi, il motore viene su molto elettrico, bello, c'ha abbastanza vibrazioni, però scalata si sentono, in curva non va male, non va niente male, è una moto da viaggio. Non è assolutamente sportiva, c'ha tante vibrazioni, porco cane. Il peso non si sente tanto, a dire il vero, non me l'aspettavo. Questa pesa 230, 250, non lo so, pesa comunque. C'è uno buono spunto in apertura, la coppia ai bassi c'è, poi dopo finisce presto, anche se va su di giri, ma si sente che non tira più. Però non è morta, non è male, gli manca il tiro da camion, ma sotto va bene, è da vedere ovviamente col peso e le valigie come va. Comoda, è comoda, il cambio tira di quelle stecche quando è più rumoroso di quello della Guzzi, però devo dire la verità, c'è un bel sound che non guasta. Parte bene e poi muore subito, si fa guidare bene. Secondo me sta moto può piacere a più di qualcuno, Può piacere a più di qualcuno che non ha velleità sportive. Ci abbiamo lo scarico che scoppietta anche in rilascio, per cui a suo perché. Ci piacciono queste moto fatte bene dal punto di vista degli scarichi, ci piace quando curano anche il sound. Perché il sound è importante in una moto, fa parte dell'esperienza, è molto importante. Chi non lo cura fa male. Dei sound più belli che ho sentito ci sono quelli della Nuda 900, ci sono quelli della Speed Twin della Triumph. Ma curato anche su ste moto il sound, protezione aerodinamica ce n'è, anche se bisogna abbassarci un pochino. Adesso vediamo com'è. Perfetto, noi siamo in sesta, velocità autostradale 130, ma se sto su col busto me la becco l'aria in faccia. Bisogna scendere un attimo per non prenderla, quindi probabilmente non so se esista come optional il cupolino, sicuramente esisterà il cupolino più riparante. Posizione in sella è bella, non sono abituato a totale comodità, per cui me la sto proprio godendo. Mi sembra di essere seduto in uno di quei water giapponesi con i riscaldati e con lo spruzzino. Ha un bel sound sta moto, secondo me può piacere a più di qualcuno, ha proprio un bel sound, ve l'ho già detto che ha un bel sound. Tra l'altro questa credo che abbia la ruota da 19 davanti, non vorrei sbagliarmi. Il freno anteriore va strizzato, è bello spugnoso, però fa quello che deve fare per il tipo di moto che è. Mi sto immaginando i miei 50 anni, belli comodi, seduti in tazza. Ci manca solo il catetere a ste moto, poi c'è tutto. Bella stabile, sta su un binario. Piacerà a qualcuno di voi, perché ragazzi, con 6.000 euro te la porti a casa sta moto, con 6.000 euro. Modello 2020, a chi di voi piace farsi i giretti, ci butti sulle valigie e via, ti fai i weekend lunghi,
motore molto pastoso, molto gestibile, molto lineare, ci piace, molto poco impegnativo. Io sono alto 1,76, tocco con le punte. Magari nelle manovre da fermo è da stare un pochino attenti, ma chi compra questo tipo di moto deve sempre fare i conti con questa cosa. Le vibrazioni ci sono, non è che danno fastidio, anzi, tutto, per quanto mi riguarda, danno anche un po' di brio alla cosa. Sono principalmente in staccata, non sono in accelerazione, sono molto più che tollerabili, non lo vedo come un vero difetto, lo vedo come una caratteristica che ci dà anche un po' di grinta, perché la moto è un'esperienza sensoriale, multisensoriale. Questa è una moto di tutto rispetto. Come dicevo, se non ho velleità di qualche tipo, come sfoggiare il brand oppure avere i 160 cavalli perché devo far vedere che sto dietro agli amici con la sportiva, me la godo invece, che mi sento così un figo della Madonna, perché è anche figo aver speso 6.000 euro per una moto buona, Questa mini prova è finita. Le mie non sono vere recensioni, sono test ride. Se volete una recensione seria, andate da chi è bravo. Qui solo emozioni e sensazioni. Ci rientra, grazie ancora per essere stati con noi oggi e ci vediamo al prossimo giro. Se è la seconda volta che mi guardi, clicca quel bottone di subscribe perché mi dai una mano. È un solo click per te, ma vuol dire tanto per me.